Siate qui con me, che le accogliamo tutti quanti assieme. Io inviterei anche l'onorevole De Castro, che ha fatto la prefazione di questo libro, che poi leggerete qui, e così mi aiutate a premiare le persone che hanno contribuito, quelli che noi definiamo adesso sono i pionieri, e quindi il primo che citava prima Piero è Zinetti Giuseppe, ovviamente ritirerà nipote Gianni, il primo fungicoltore italiano emigrato da Casazza in Francia alla fine del 1800, che diventa proprietario di una delle più grandi fungaie di quel paese, nella quale lavorano numerosi bergamaschi che poi, tornati in Italia, daranno un grande contributo alla nascita della fungicoltura del nostro paese. Uno dei suoi figli, Bernard Zinetti, negli anni 50 diventa presidente anche della nostra associazione italiana fungicoltura. Francese, diventa il primo presidente dell'associazione italiana fungicoltore francese, uno dei primi. Ce l'abbiamo qui in sala? Dove è Zinetti? C'era prima. Sparito Zinetti? Non c'è più. Vieni fino sopra con le tarde. Eccolo che arriva, insieme. Se vi mettete anche a favore del fotografo. Complimenti, grazie. Ecco che allora c'è Zambetti Alessandro, e va a ritiro il figlio Giannico, rappresentante di una numerosa famiglia di fungicoltori bergamaschi che, tornati dalla Francia dove erano emigrati nel dopoguerra, hanno impiantato numerose fungaie a Bergamo, a Verona ed in Piemonte. Dove ce l'abbiamo il nostro Zambetti Giannico? Parlo troppo piano, forse non mi sentono. Lo abbiamo? Non è in sala? Se no passiamo oltre, che sono sicuro che questo c'è perché l'ho visto. Non è rientrato. Andiamo avanti allora. Sì. Pezzali Luigi, al nipote Carlo, uno dei primi fungicoltori del dopoguerra, originari di Bergamo, che è tornato dalla Francia dove era emigrato, impianta la sua famiglia e fungai in Piemonte, a Roma e a Napoli. E adesso Carlo ci fa sentire il suo accento piemontese. Tra l'altro Carlo è anche il vicepresidente dell'associazione. È ora il turno di Azzola Natale, vediamo al figlio Remo, uno dei primi fungicoltori a realizzare fungai nelle grotte di Roma, anche lui originario di Bergamo, è tornato dalla Francia dove era emigrato. Queste sono tutte famiglie poi citate nel libro, ci sono tutte le storie. C'è questo. C'è. Sartor Angelo, al figlio Tommaso, che è fondatore di un marchio famoso, la Funghi del Montello. Penso che chi non conosce in Italia il marchio Funghi del Montello. Complimenti. Foto. Inviterei anche Alberto qui per la premiazione. Sartor Bruno, al nipote Massimo, anche lui fondatore della Funghi del Montello. Per Francesco.
E poi l'ultimo che premia, l'ultimo pioniere che noi consideriamo in questa classifica di epoche, tra le altre, è Cesare Casarini, alla figlia Elisa, presidente emerito proprietario di una grande storica fungaia, la Fungo Spergola, protagonista di una parte significativa della storia dell'associazione, il fungo che ancora oggi in America si chiama Portobello, che lo considerano una tipologia di fungo specifico, negli Stati Uniti è ancora sul mercato con quel nome, questo nome l'ha inventato Cesare Casarini, quindi abbiamo esportato anche un modello di funghi che allora che ancora la si usa. Penso che sia uno dei personaggi più conosciuti della storia della fungicoltura in Italia, lo dico soprattutto ai nostri amici parlamentari, perché lui fu quello che arrivò a far talmente pressione che si definì che la fungicoltura era attività agricola a tutti gli effetti, perché prima non si sapeva bene come poterla inquadrare. Ritira la figlia Elisa. Non c'è. Non c'è? Non c'è? Non c'è? C'era? Beh, aspettiamolo, andiamo avanti noi con le nostre premiazioni. Lo teniamo qui, tanto sappiamo dov'è, perché l'abbiamo vista prima, quindi. Allora, passiamo adesso a due premi. Sì. Noi li abbiamo definiti innovatori, perché di fatto queste sono due persone che sono ampiamente citate nel libro di Maffi, ma perché di fatto poi hanno costituito effettivamente una svolta nell'ambito della coltivazione dei funghi. Il primo è Bruno Francescutti, che chi non lo conosce Bruno Francescutti in Italia lo conosce nel mondo, perché di fatto è l'iniziatore insieme a Enzo Giordani della lavorazione del composto indoor in massa, della quale istituisce le enormi potenzialità anche a livello economico, creatore di grandi fungai nel Veneto e nel Lazio ed artefice principale della nascita della più grande platea in Italia degli anni 70-80 e negli anni 70-80 d'Europa per la preparazione del substrato di coltivazione di funghi. Ritira il riconoscimento il figlio Luca, figlio d'arte come si suol dire. Il secondo premio per l'innovazione viene dato a Giordani Enzo, che è un grandissimo tecnico di fama mondiale. Anzi, Enzo, qui ti definiscono scienziato. Si viene detto scienziato. Non dico di cosa, perché va bene così. Ideatore del sistema 3 Phase 1 e compostaggio indoor in massa, che ha rivoluzionato a livello mondiale il modo di preparare il substrato. Dopo aver lavorato con Francescutti, realizza la propria platea oggi all'avanguardia in Italia come impianti. Oggi lavora in Polonia, dove sta mettendo a punto sistemi avanzati di preparazione del substrato. Sì, ciao. Li chiamiamo tutti quanti insieme. Allora, questi signori li chiamiamo tutti insieme, perché poi facciamo una foto, perché allora siamo passati dai pionieri, che erano quelli bene o male che si riconducevano ad una storia lontana, gli innovatori, perché sono quelli che hanno contribuito a cambiare il sistema di produrre, e adesso cambiamo tutta una serie di personaggi dove sicuramente qualcuno di questi lo conoscete, perché di fatto hanno rappresentato un insieme che ha collaborato bene o male da sempre con l'associazione, con i fungicoltori in Italia. Parliamo del professor Floriano Ferri, professore di micologia nella facoltà agraria di Bologna, parliamo di Borsato. Bruno, venite sul palco, vi chiamo tutti, perché venite tutti insieme e facciamo una foto qui tutti assieme. Borsato Bruno, fungicoltore trevigiano dagli anni 50, emigrante in Canada dove impara il mestiere. Borsato Tino, fungicoltore trevigiano dagli anni 50, emigrante del Canada dove impara il mestiere. Bilio Tarcisio, dov'è Bilio? Tarcisio, vieni, pezzo di storia della fungicoltura italiana. Giovanni Marchi, il mio primo presidente, dov'è Giovanni Marchi? Bilio Tarcisio, Giovanni Marchi,
fungicoltore bergamasco emigrato in Svizzera dove diventa tecnico importatore del sistema di coltivazione Hauser ed è stato presidente dell'AIFE di 2 mandati. Nicoli Andrea, ovviamente va nipote Fabio, iniziatore della fungicoltura bergamasca col sistema americano all'inizio degli anni 60, quando torna dagli USA dove era emigrato ed aveva imparato il mestiere, oltre ad avervi fondato una fungaia con altri bergamaschi. Eccolo qua Nicoli. Altro pezzo di storia della fungicoltura italiana, Rigoni Andrea, è stato anche presidente, fungicoltore dagli anni 60, creatore di grandi realtà produttive e, come dicevo, presidente dell'AIFE. Ecco Andrea Rigoni, che arriva. Menin Narciso, al nipote Marco Nadai, fungicoltore dagli anni 50, emigrato in Svizzera dove ha imparato il mestiere. Eccolo qui, arriva la famiglia Menin, un'altra famiglia storica. Altro presidente dell'AIFE, Matozzi Franco, che è tra i primi fungicoltori di Roma e proprietario di grandi fungaie nel Lazio. Trofei Vanni, va il figlio Mattia, iniziatore della fungicoltura romagnola alla fine degli anni 60. Ce l'abbiamo qui. Schede Lotello, ritira la moglie Lida Marcuzzi, fungicoltore degli anni 50, inizia giovanissimo e prese il nome di Re di Roma. Il Re di Roma, lo ricordate? Me lo presentarono così a me quando sono entrato. Ti presento il Re di Roma, porca miseria. Eccola qua la signora. E infine, non ultimo, ma De Mattia Benito, ritira il figlio Vittorio, fungicoltore laziale dagli anni 50 ed è solo che può affermare di aver scavato le grotte in cui coltivava i funghi. Quindi non bastavano le grotte romane, si è messo a scavarle anche lui. Negli anni 60 modernizza l'azienda che adotta il sistema Hauser a cassa. Vittoria, Vittorio. Ecco, qui ci sono dei diplomi, se magari mi fa un piacere, grazie. Bene, allora io penso che con questa premiazione di tutte queste persone, qualcuno non è potuto venire ovviamente, ma li abbiamo tutti nel cuore e abbiamo comunque riconosciuto in loro le grandi potenzialità e lo sviluppo che hanno dato alla fungicoltura. Possiamo, il Presidente sta distribuendo gli attestati come a scuola. Ecco, comunque, io direi di fare comunque un grande applauso a queste persone perché sono quelle che hanno bene o male. Un premio lo diamo comunque, non è un premio, è comunque un segno di riconoscenza a una persona che ha seguito l'associazione per 25 anni, che ha visto il susseguirsi di consigli, di presidenti, ma comunque lui è sempre rimasto e ha sempre dato tutto quello che poteva e ci ha aiutato tantissimo. Andrea Prando, un grazie di cuore, veramente un grazie di cuore. Questo è quanto... Sta piangendo. Grazie. Mi avete voluto. Mi avete voluto e adesso vi tocca tenermi, specialmente no, te. Quello voleva essere un altro messaggio. Di vetro. Va bene, no. Allora, oggi è stata una giornata abbastanza particolare perché costruire tutti questi eventi non è facile, soprattutto quando si è a livello europeo, a livello italiano. Ringrazio ovviamente tutti per questa cosa. Tra l'altro questo marchio qua l'abbiamo fatto proprio noi negli anni. Cioè, questo è il marchio che rappresenta, se voi guardate, tutte le tipologie di funghi, perché c'è il prataiolo e se lo guardate da una certa prospettiva c'è anche il pleurotus. Quindi trovare un marchio che identifichi tutta la produzione di funghi italiani non era facile, quindi D'accordo. Questo da qua non si muove. Auspicherei che tutte le aziende che producono potessero usare questo tipo di marchio per identificare veramente il marchio funghi italiani, in modo da avere un marchio unico e riconoscibile da tutti. Quindi speriamo che questo venga adottato da tutte le aziende che producono. Però non è finita qua, mi sembra.
Allora, finiamo, ma veramente finiamo, poi passiamo alla parte più ludica. Va bene, no, dal perché partito. Poi non abbiamo più nessuno da premiare. Esatto, cioè. Beh, questi però non so se siano proprio da premiare, per la verità. Qualcuno deve mettersi le cuffie perché è meglio che senta bene quello che diciamo adesso. Allora, la settimana che ha preceduto questa giornata, dov'è Giorgio Vespin? Vieni, vieni Giorgio, vieni qua, che è meglio che vieni qui, che almeno ti vedano... No, perché c'ha, lui è quello che dice, tu sei sempre in giro con le moto, a me. Lui è stato l'anno scorso per una settimana a frequentare un tour che è stato organizzato dall'Associazione di Fungicoltori Australiana. Insieme ad altri colleghi che ovviamente sono in sala, hanno partecipato alla traversata dell'Australia in moto, che aveva uno sfondo benefico, ma che aveva anche lo scopo di unire... promozionale benefico, ma anche di unire quelle che poi sono le aziende che sono in giro per il mondo del nostro settore. Tornato da quell'avventura, vivo, purtroppo per noi, ha deciso di organizzare questa cosa in Italia. Speravamo. E noi abbiamo fatto di tutto per boicottarlo, ma no, piove, c'è freddo, ma poi non sai guidare la moto, poi non c'hai la moto, e lui è riuscito perfino ad andare a comprarsi la moto per fare questo giro. Che l'abbia guidata, vediamo qualche dubbio però. Sì, anche perché oggi abbiamo saputo che si è perso. Si è perso durante il percorso. È vero. E purtroppo l'hanno ritrovato, quello è guai. A questo punto, avendo organizzato questo giro, hanno aderito parecchie aziende mondiali, perché italiani, stranieri, e quindi ha consolidato questa situazione che, come è stata fatta in Australia, si fa anche in Italia, e hanno iniziato questo giro che è terminato ieri pomeriggio qui, e le persone che hanno partecipato a questo giro sono presenti qui in sala oggi, tutte. Due organizzatori che non ci sono, e quindi io vorrei invitare qui sul palco tutti i partecipanti dell'Italian Tour Bike, i motociclisti italiani e stranieri qui sul palco, per cortesia. Ecco. Che vengano qui coloro che sono andati in moto, Eric, con lui. Eric, Mark, Kevin, Mauro, Mario. Venite qui. Anche Natalie, come passeggera. Venite, che facciamo la premiazione di gruppo. Allora, sano, nessuna escoriazione, bene. Sano, perfetto, bene. Questo. Accidenti, prego. Accidenti. Quello che vedete dietro sono le foto delle moto senza i motociclisti, chissà perché. Ecco, vedete le foto che hanno fatto questa settimana, hanno praticamente girato tutte le Dolomiti, poi sono andati in Liguria, hanno fatto un giro per la Toscana e sono andati fino in Emilia Romagna. Come vedete ci sono poche moto e molte tavole imbandite, quindi credo che il giro sia stato molto interessante. Cosa dici Mauro? Tutto hanno bene. Consumato più vino, hanno consumato più vino loro che benzina alle moto. Ecco, hanno battezzato anche la maglietta, come vedete questa è la maglietta del centenario che hanno, che tra le altre, visto che sono state richieste, adesso le cominceremo a produrre in modo tale che il marchio che abbiamo poi promosso per i 100 anni della coltivazione dei funghi in Italia possa diventare anche una cosa piacevole per tutti voi, se volete. Ecco. Allora ringraziamo i nostri motociclisti. Presidente, adesso è arrivato il momento, grazie a voi, è arrivato il momento di chiudere questa giornata, parte diciamo lavoro per passare... Niente, io voglio ringraziarvi tutti, veramente, ringraziare tutti i presenti, i colleghi fungicoltori, gli sponsor, che abbiamo ringraziato di stamattina, ringraziamo l'onorevole De Castro, l'onorevole Giorgetti, io auspico che quanto loro ci hanno detto venga sicuramente mantenuto, non abbiamo dubbi su questo,
e speriamo che da qui si riparta per una fungicoltura sempre attiva, sempre viva, efficace, dove noi dobbiamo avere l'orgoglio di essere produttori, ed è un orgoglio che ci dobbiamo sempre portare e dimostrarlo a tutti quanti. Sappiamo produrre bene, produciamo un prodotto buono e sano, dobbiamo divulgarlo ed essere i primi a essere promotori di questo. Se noi ce l'abbiamo dentro di noi, sicuramente lo sapremo trasmettere anche agli altri. Grazie di cuore a tutti e arrivederci tra 100 anni.